torni indietro di qualche anno per ricordare che quello dell'archivio storico è un problema che non nasce oggi, ma che già oltre 20 anni fa era finito sotto la lente di ingrandimento. Era stato lo stesso Previti negli anni 90 a presentare in aula un emendamento che prevedeva l'acquisto di alcuni locali di Tommaso Cannizzaro che avrebbero potuto ospitare non solo l'archivio, ma anche la biblioteca comunale e il gabinetto di lettura. Ma non se ne fece nulla e l'archivio rimase dov'era, anche se già in pessime condizioni. Nel frattempo sono passati gli anni, fino ad arrivare a poco tempo fa, quando il dirigente del Dipartimento alla Cultura Leotta aveva lavorato sodo sul progetto di trasferimento. I documenti erano pronti, ma Leotta fu trasferito e l'iter si bloccò nuovamente. Proprio in questi giorni, soprattutto grazie alla protesta di Acoriti, i riflettori si sono nuovamente accesi. Il comune ha annunciato l'inizio del trasloco al Palacultura, ma Previti adesso chiede di accertare di chi sia la responsabilità di anni di ritardi e nulla di fatto. Tra l'altro, adesso il comune dovrebbe pensare a come reperire le somme necessarie non solo per il trasferimento, ma soprattutto per il restauro dei volumi antichi che per troppo tempo sono stati lasciati in totale abbandono. Si dovrebbe pensare a recepire finanziamenti comunitari o regionali, ma senza un interessamento concreto da parte della politica, ma soprattutto dei dirigenti, sarà difficile fare dei seri passi avanti. Ci fermiamo adesso per la prima pausa.